Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti! Oh ragazzi, oggi nuovissimo video sullo spoiler della terza e quarta puntata della serie TV Mercoledì, la nuova serie di Netflix fatta da Tim Burton. Ragazzi, già ne abbiamo parlato la volta scorsa della prima e della seconda puntata, oggi parleremo della terza e della quarta ragazzi. Quindi ragazzi, iniziamo subitissimo, ma dopo che vi siete ragazzi iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fate tutte le cose che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, mi raccomando che le trecce del mercoledì voi stannati. Vabbè ragazzi, iniziamo subitissimo che la terza puntata si apre con Mercoledì che viene rapita, e questa cosa gli piace perché è cosa sua, che gli piace queste cose un po' particolari, un po' strane diciamo. Quindi viene rapita da chi? Dai suoi compagni di scuola, comunque, che fanno tipo una setta così diciamo, tipo agli Illuminati, modalità Illuminati. Ovviamente Mercoledì lì dice: che cazzo volete da me? E quelli dicono: che se stai a indagare troppo su sto mostro, su ste cose, che te famo? Mercoledì ci senti, voi siete una manica di disadattati, non sapete fa manco un rapimento, io me do. Quindi sostanzialmente Mercoledì si riesce ad andarsene sfanculandoli tutti e smerdandoli tutti quanti, rilasciandoli tutti così, e andandosene via scopre di che ci sta una festa della città in onore del fondatore della città diciamo. E quindi la scuola dà ad ogni ragazzo di questa scuola di Mercoledì, gli dà dei compiti. Ovviamente Mercoledì vede che c'è qualcosa che non va diciamo, e quindi inizia a indagare pure sul fondatore della città, che inizia ad avere anche delle visioni, dove vede che sta il fondatore della città, vede che non è proprio quell'eroe che viene raccontato, e quindi inizia a indagare anche su quello oltre al mostro che già ne stavamo parlando. Quindi inizia a indagare su sto fondatore, si reca alla casa che hanno costruito di questo fondatore, scopre che in realtà questa casa è una fakeata, è una cinesata di fake diciamo, e quella che gestisce tutta l'organizzazione e cose dice: sì, effettivamente è fake, perché cazzo la conosce, ha mai vista sta casa così? In realtà questa casa esiste, sta buttata nel bosco. Mercoledì riesce ad andarci, ed entrando in questa casa originale del fondatore che sta nel bosco, tutta diroccata, tutta mezza macellata, riceve una visione. La visione è che il fondatore della città in realtà era uno stronzo, era in poche parole, perché aveva preso tutte le persone con diciamo i superpoteri, persone un po' strane come streghe così a rogo, per mandarli a rogo per bruciarli. Però che ha fatto? Li ha presi tutti insieme, li ha messi in questa casa, e questa casa le ha dato fuoco con tutta gente, con tutta la gente che stava dentro, che è di quelli disadattati, tipo streghe, queste robe così strane all'epoca del Medioevo, se facevano belle cose. E quindi gli ha dato fuoco in mezzo a tutta sta cosa, e quindi scopre che in realtà il fondatore non era quell'eroe che tanto viene raccontato, viene gozato, e in realtà è uno stronzo. Quindi che fa? Per vendicarsi, che fa? Con l'aiuto di mano, alla fine della festa prende, lei sta a suonare violoncello alla festa così, Mano gli dà una mano a fare la sua vendetta, cioè che gli hanno fatto una statua di bronzo al fondatore della città. Quindi mentre ci sta l'inaugurazione, che stanno tutti festeggiando e cosando, Mano che fa? Prende o coso, e con la benzina che gli aveva precedentemente buttato nella fontana
Mano che fa, prende l'accendino, prende il fiammifero, diciamo, e gli dà fuoco, e quindi si vede che la fiamma sta mezzo a mezzo al fuoco, come fece lui anni e anni fa con i disadattati, diciamo, e si vede sta statua che piano piano se scioglie, anche se di bronzo non credo che il bronzo con una semplice fiamma venga sciolto. Però vabbè, probabilmente era anche quella una cinesata de plastica. Vabbè, non stiamo così proprio ad andare nel dettaglio, diciamo, per la statua, insomma, nelle fiamme se scioglie, e questa finisce così la terza puntata. La quarta puntata invece continua, che c'è sta sto ballo del liceo, da scuola dove sta mercoledì, diciamo, e quindi tutti stanno tutti in ansia per sto ballo cosato. E quindi che succede? Che sta l'amica di mercoledì che c'ha una cotta con uno che c'ha i capelli coi serpenti che deve fa diventare pietra. Quindi che succede? Mercoledì dice: senti, a me di sto ballo non me ne frega niente, però devo indagare sul mostro che ci sta ad ammazzare a gente in sto paese. Quindi che succede? Che mercoledì, in preda a tutti questo coso che stanno festeggiando, gli fa l'invito all'amico suo, cioè all'amico suo gli dice di fargli l'invito. Vabbè, se siamo capiti, un po' l'amico suo vorrebbe essere invitato mercoledì in un suo fila dei pezzi, però dice: oh, vabbè, me sa che il mostro sei tu, perché gli vede dei graffi sul collo. Quindi dice: ma me sa, te porto al balo, te faccio l'invito e indago su di te. Nel frattempo, mercoledì indaga, trova anche la grotta del mostro, trova la grotta del mostro con dei resti umani. E quindi, dopo aver trovato questa grotta, va anche dove sta l'amico suo che l'ha invitato al ballo, diciamo, trova tutti i disegni che l'amico suo gli ha fatto sul mostro. Ne ha fatti tipo una centinaia, migliaia, solo sul mostro e anche della grotta. Quindi dice: secondo me è il mostro, sei tu, anche secondo me, sinceramente. Però quindi indaga su sto mostro, su sta cosa, però a una certa lui la scopre. Dice: oh, ma tu hai mai chiesto solo di invitarti a ballo perché per indagare su di me? Vaffanculo, gli dice. E quindi sostanzialmente mercoledì rimane così come un uscio tra uno, diciamo. E quindi mercoledì rimane di nuovo senza nessuno per andare a sto ballo. L'amica sua invece, che c'aveva cotta per quello con i capelli così, gli fa a buca perché c'avevano un appuntamento, solo che lui se vede per sbaglio allo specchio diventa pietra, e quindi pur l'amica sua rimane così come un uscio tra uno. Tutti rimangono come un uscio tra uno, diciamo, a una certa. E quindi inizia il ballo, però mercoledì riesce, cioè Mano dà l'invito al ragazzo che credo gli piaccia a mercoledì. Comunque credo si piacciono a vicenda. Gli dà l'invito a questo tipo qua, a sto barista che fa il barista, a sto ragazzo. Vanno insieme al ballo. Mercoledì è una strafì, si vede che diventa una strafiga. Oh, mamma mia, oh, tutto sto abito pomposo così. Tutti che guardano, tipo, vabbè, soliti così americane, diciamo. Vanno a sto ballo, tutta la protagonista che tutti, oh, strafiga. Vabbè, ci sta, ok. E quindi va a ballo con l'amico suo così, e si vede che mercoledì va al ballo e inizia a ballare. Oh, raga, vediamo mercoledì ballare un po' in maniera un po' strana, diciamo, proprio come è mercoledì. Inizia a ballare, la vede tutta che si scatena cosata e fa le cose che balla. Quindi scene proprio veramente inedite, diciamo, inedito, Dio, se avete vista a serie sapete già. Comunque vedete mercoledì ballare, tutti che rimangono così, mercoledì che balla. E quindi la serata continua, e a una certa arrivano i ragazzi della città, che odiano questi ragazzi speciali con i superpoteri. Quindi che fanno questi ragazzi della città? Per fargli il dispetto, che succede? Per fargli il dispetto, gli mettono della vernice dentro ai tubi dell'acqua, diciamo. Quindi fanno scattare l'allarme antincendio, e si vede sta pioggia di sangue, dovrebbe essere sta pioggia de sangue, così che va tutto addosso a gente, così tipo film horror, diciamo, proprio tipo film horror. E si vede tutti che gridano, scappano, tranne
mercoledì, tranne mercoledì, che ovviamente assaggia il coso del sangue e dice: ma vangul, ma sangue vero, che cazzo, cioè, ha vernice rossa. E quindi finisce così sta cosa del ballo, che rimangono tutti quanti come non c'è trovo, tutta la scuola come non c'è trovo è rimasto. E quindi mercoledì a una certa gli viene data una spallata, non si vede bene da chi, non si vede bene da chi, probabilmente di qualcuno da scuola che è il mostro, non si vede bene, però riceve una spallata da qualcuno e in quel momento riceve un'altra visione, cioè i superpoteri di mercoledì, oltre che a essere strana di suo, i superpoteri che ha le visioni del futuro, diciamo. Vabbè, mercoledì dice i numeri del Super Enalotto, quindi riceve un'altra visione da questo amico, da questa persona che non si vede bene nel video, non si vede bene chi è stato. Riceve la visione che sta l'altro amico suo nerd, quello che è amante delle api, che sta nel bosco a indagare pure lui sul mostro che sta aiutando mercoledì. E nel frattempo che indaga sul mostro, vede come se fosse gli occhi del mostro, diciamo. Che sta il mostro che azzanna l'amico suo e lo così lo cosa. Quindi scappa verso il bosco mercoledì per cercare di salvare l'amico suo. Lo trova e invece l'amico suo sta a terra dilaniato dal mostro. Oh, dilaniato dal mostro. La cosa particolare è che quando verso la fine della puntata, che sta lì a scusare, dilaniato dal mostro, c'è sta la professoressa, c'è sta la professoressa Roscia, c'è sta, che la segue, che arriva e dice la fatidica parola che nelle serie TV dicono tutti quanti, nei film dicono tutti, dicono: oh, è ancora vivo? Lui sta a terra col mezzo intestino da fuori, tutto lo stomaco distrutto, sgronnante di sangue. E lei che gli chiede: è ancora vivo? Lo vedi che no, lo vedi? Vabbè. Però perché si trovava la professoressa in giro nel bosco? Perché ha seguito a mercoledì, o forse era lei il mostro? Non lo sappiamo, lo sapremo nelle prossime puntate, ragazzi. Vabbè, quindi non so quanto è durato sto video, questa è proprio una sintesi spoilerante, una sintesi proprio della puntata, diciamo. Quindi ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video di lunedì, che ancora adesso non so cosa ci sarà, ma sicuramente ci sarà un nuovissimo video. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao cari!